Definiamo la sindrome del colon irritabile come uno dei più comuni e diffusi disordini gastrointestinali cronici, caratterizzata da dolore o fastidio addominale e funzioni intestinali alterate. Tra le recenti teorie, quella più accreditata considera questa sindrome un disordine biopsicosociale, in quanto entrano in gioco fattori fisiologici, psicologici e sociali. Gli approcci terapeutici considerano questa multifattorialità e per questo, oltre ai farmaci, hanno un ruolo importante negli ultimi anni le terapie manuali. Tra queste spicca l'osteopatia, che valuta la globalità funzionale dei diversi tessuti, dei sistemi e apparati del corpo, con una particolare attenzione alle strutture dell'addome, al bacino, al diaframma toracico e alla colonna vertebrale in toto. Queste strutture vengono trattate attraverso tecniche manipolative specifiche, come ad esempio le tecniche articolatorie, viscerali, miofasciali, che possono contribuire al raggiungimento di un miglioramento psicofisico della persona che viene trattata.